Amici, tifosi, cuori palpitanti rosso-blu, ben ritrovati. Sabato scorso il Taranto ha giocato in casa con il Catanzaro, attuale seconda forza del campionato, perdendo l'imbattibilità che durava in questa stagione. La terza, a tal proposito, aveva preparato la partita cambiando anche il modulo, cioè scendendo al 4-3-3 anziché il 4-2-3-1. La cosa più importante era stata ovviamente l'inserimento di Gennaro al primo minuto al posto di Marsili e in avanti il tridente composto da Saraniti come punto centrale e ai suoi lati Giovinco e Manè. È stata una gara già nelle prime battute che vedeva il Catanzaro ovviamente proporsi in avanti alla ricerca della sesta vittoria consecutiva nelle ultime partite e quindi cercava ovviamente di passare quanto meno in vantaggio. Il tanto nella prima frazione di gioco si rendeva abbastanza ficcante soltanto in un'occasione, quella di Saraniti, che veniva anticipata dal portiere Branduani. E lo 0-0 del primo tempo, con ovviamente due parate di Chiorra, era il risultato più giusto perché in realtà i portieri erano stati protagonisti e le difese soprattutto erano state protagoniste contro i rispettivi attacchi. Nella ripresa il Taranto era più propositivo già nei primi minuti. E c'era già qualche occasione in cui il portiere Branduani mostrava le sue doti, diciamo, di impermeabilità come difensiva. Poi al 13esimo c'è stato l'episodio classico in cui c'è stata una punizione di Sonas e il colpo di testa di Fazio che praticamente ritrovatosi solo davanti al Chiora lo ha scavalcato con un pallonetto. Era lo 0-1, era per il Taranto e quindi il vantaggio giallo-rosso, ovviamente accolto dalla tifoseria sparuta che era presente nella curva sud. Il Taranto poi cercava ovviamente di riprendere il gioco, cercava di rendersi anche un po' pericoloso, però in realtà il Catanzaro si chiudeva bene e alla fin fine il risultato di 1-0 a favore dei calabresi condanna il Taranto a questa seconda sconfitta nel 2022, dopo quella ovviamente con il Monterosi, e rimane nuovamente ancora bloccato a quota 34. Quota 34 che è in pratica lo spartiacque fra la zona playoff, che è chiusa praticamente dal Foggia, e la zona playout che vede al momento due squadre a quota 26, cioè Messina e Paganese. Gli 8 punti ancora di vantaggio che ha il Taranto rispetto a Messina e Paganese, ma comunque i 7 che ci sono tra Messina e Paganese e il gruppo di squadre a 33, è una piccola ancora garanzia di poter dormire, tra virgolette, sono tranquillo ancora per qualche altra domenica, ma è chiaro che il Taranto già da sabato prossimo ad Andrea dovrà cercare di fare punti perché è chiaro che questa, diciamo, sterilità offensiva comincia un attimino a preoccupare. Sarà comunque la terza, ovviamente, di pannare questa matassa. Quindi, nonostante la sconfitta sia stata dolorosa e, diciamo, soprattutto di rammarico per i tifosi, per la tifoseria ionica fondamentalmente, tutto sommato è stata una sconfitta, diciamo, attenuata appunto dai risultati provenienti dagli altri campi. E questo è per il momento è tutto. Alla prossima.